in collaborazione con Amici di Le Fonti TV, eccoci pronti per il nuovo appuntamento di Oltre la Barriera, il nostro format mensile che si dedica al mondo dei certificati in collaborazione con BNP Paribas. E allora anche per questa puntata siamo pronti per dare uno sguardo a quello che il mercato ci sta insegnando, a quello che il mercato ci sta dicendo e naturalmente, e questa è la parte che vogliamo enfatizzare di più, cosa può offrire in questo contesto di mercato, nel contesto di mercato in cui siamo, in cui viviamo. Cosa può offrire il mondo dei certificati? Allora, intanto permettetemi di presentare i miei ospiti, a partire da Luca Comunian, Distribution Sales BNP Paribas. Luca, grazie, è un piacere ritrovarti. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E saluto con molto piacere Pierpaolo Scandura, certificati e derivati, che come sempre ci dà una mano a capire di più appunto del mondo dei certificati. Pierpaolo, ben trovato. Grazie, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Allora, per rompere il ghiaccio, anche se non ce n'è bisogno, andiamo un po' per gradi e basiamoci sul primo titolo che leggiamo in sovrimpressione, che è un po' la situazione di mercato che ormai siamo abituati a considerare. I mercati, ho utilizzato questo verbo, oscillano in attesa di una strada. Siete d'accordo? Pierpaolo, parto da te, poi vado da Luca, perché poi con Luca cominciamo ad addentrarci, insomma, in quelle che sono le proposte del mese. Pierpaolo, i mercati stanno oscillando, insomma, stanno dando indicazioni sempre diverse. Sì, sì, effettivamente oscillano, perché questo poi è l'andamento caratteristico di un mercato un po' volatile. Non mi sentirei di definirlo estremamente volatile, anzi devo dire che in qualche occasione anche qualche commento ho ascoltato, è un mercato molto volatile, molto pericoloso, molto difficile. Sono d'accordo sulla difficoltà. Sulla volatilità direi no, perché ad esempio rispetto ad un precedente appuntamento che abbiamo svolto assieme in, appunto per parlare di certificati, la volatilità paradossalmente è anche un po' diminuita, però nel frattempo non sono migliorate le cose, nel senso che è un po' meno volatile in termini proprio tecnici, abbiamo una volatilità che comunque è al di sotto dei 30 punti percentuali, che tipicamente non denota un mercato diciamo in una situazione di tensione, di panico. È certamente un mercato nervoso, ma non ai livelli che abbiamo osservato ai primi di marzo o sul finire di febbraio, cioè quando è scoppiato il conflitto, senza tornare troppo indietro. Nel frattempo però appunto le cose non sono migliorate, nel senso che, come hai giustamente detto tu Manuela, si oscilla, quindi non c'è una direzione ben precisa. Non possiamo dire che sia un mercato che voglia crollare, così come ci ha dimostrato è in grado di fare quando le cose si mettono veramente male, e quindi ad esempio le reazioni che ci sono state subito dopo le varie decisioni delle banche centrali, però sembra comunque voler resistere o comunque rimbalzare ogni tanto, e nello stesso tempo però non riesce a prendere quella direzione rialzista. E la somma di tutto questo è che siamo in presenza di un primo semestre che si sta andando a chiudere in maniera estremamente negativa. Se guardiamo un po' nella storia, dopo un primo semestre così negativo, tipicamente c'è stata una reazione da parte dei listini, quindi potremmo essere un po' più ottimisti per la seconda metà dell'anno, anche in considerazione del fatto che le banche centrali hanno ormai indicato la rotta per quello che riguarda l'atteggiamento anche nei confronti dei tassi di interesse e come affrontare l'inflazione. E quindi, ecco, per concludere, in un mercato che ancora non ha preso una direzione ben precisa, che ha una volatilità mediamente alta ma non altissima, che è quella che poi ti costringe anche a prendere delle decisioni in un mercato che crolla, non è mai facile. Viceversa, siamo comunque in una situazione di volatilità ancora non altissima, o almeno probabilmente non ci arriveremo, spero. Ecco che forse i certificati in questa situazione potrebbero essere molto utili, perché sappiamo che sono strumenti che in contesti di volatilità tendono a deprezzarsi, poi quando la volatilità si raffredda un po' si apprezzano naturalmente, e soprattutto danno questa potenziale opportunità di ingresso sul mercato senza dover necessariamente cogliere il timing giusto, cosa che invece se compriamo azioni o strumenti lineari come può essere un ETF, certo, o anche un fondo, certo, dobbiamo essere bravi a entrare nel momento giusto, perché se poi entri e ti vanno subito contro di un 10, 15, 20%, quello purtroppo e quelli possono essere guai, anche soprattutto in un contesto di mercato come quello attuale.
Esattamente, con i certificati invece abbiamo questa opportunità che seppure sbagliamo un po', avendo delle barriere che tipicamente sono distanti 30-40 punti percentuali, no, quantomeno c'è la possibilità di non andare immediatamente in perdita. Assolutamente sì. Allora Luca, anche a te ovviamente chiedo la stessa cosa, magari visto che Pierpaolo ha fatto riferimento al primo semestre che si sta chiudendo, ovviamente siamo già in prospettiva, stiamo già in prospettiva guardando al secondo. Chiedo anche a te cosa pensi del mercato, ma soprattutto cos'è cambiato, se qualcosa è cambiato, anche facendo riferimento alle puntate precedenti di Oltre la Barriera, no? In cui avevamo ovviamente spiegato questo contesto di mercato un po' ballerino, mettiamola così. Sì, sono molto d'accordo con quello che diceva Pierpaolo, soprattutto con riferimento ovviamente alla parte di certificati e l'utilizzo dello strumento in questo contesto. In particolare, quello che un po' osserviamo noi è sicuramente una fase di incertezza e anche un po' di indecisione, di immobilismo, se vogliamo, dei portafogli. Tanti stanno un po' alla finestra per capire appunto quale potrà essere la direzionalità del mercato, se mai ce ne sarà una nella seconda parte dell'anno. Però proprio in questo contesto ben di fatto si innestano una serie di certificati che noi chiamiamo cash collect, che di fatto hanno l'obiettivo di estrarre rendimento in mercati che sono laterali e anche appunto dando diciamo la chance di tollerare dei ribassi che vanno fino appunto ai livelli barriera che menzionavamo prima. Strumenti che quindi hanno dei premi periodici, pagano un rendimento, estraggono quel rendimento dal mercato azionario come i dividendi, la volatilità, e lo retribuiscono di fatto agli investitori sotto forma di premi periodici, e nella più normale accezione dei cash collect, questi premi periodici, che possono essere mensili, trimestrali, quindi un rendimento che viene pagato con una frequenza, è proprio dettato alla condizione che i sottostanti, quindi il mercato azionario, possa anche avere della lateralità, anche dei ribassi, ma fino ai livelli barriera. Okay, visto, okay, sì. Vista però l'estrema incertezza che abbiamo avuto in questo periodo, siamo andati ad modificare e ad adeguare ancora di più la nostra gamma di cash collect per aggiungere delle caratteristiche ancora più difensive. E qui mi riferisco proprio alla nostra ultima emissione in quotazione dal 16 di giugno, quindi qualche giorno fa, sì. Dove siamo andati, possiamo anche andare a condividere lo schermo, posso andare io a condividere lo schermo così. Cominciamo anche a vedere quali sono appunto le proposte, esatto. Certo. Perché dico questo? Abbiamo quindi preso una gamma di cash collect e l'abbiamo adeguata con delle caratteristiche ancora più difensive, e in particolare quei premi che citavamo prima, condizionati appunto all'andamento dei sottostanti, in questo caso li abbiamo inseriti con premi fissi, quindi non c'è più una condizione per ricevere i premi, ma questi prodotti che hanno una durata di 2 anni pagheranno dei premi fissi mensilmente, a prescindere. Quindi parliamo sempre di cash collect, che sono su un basket di ovviamente azioni, di 2 o 3 azioni, sì. Ma che hanno dei premi ricorrenti mensili fissi, che a seconda poi del prodotto, questa emissione vanta 18 certificati, a seconda poi del certificato che si va a scegliere, possiamo andare dal più prudente, che ha un premio mensile dello 0,75, quindi arriva al 9% per anno, fino ad arrivare a un premio dell'1,65 mese, quindi per arrivare fino a un premio che è un rendimento annuale che sfiora il 20%. Prodotti che hanno una scadenza a 2 anni, e quindi acquistando questo tipo di prodotti noi andiamo a inserire in portafoglio uno strumento che sì, ha come sottostanti il mercato azionario, ma da qui alla scadenza ci pagherà un premio incondizionato, e quindi estrae dal mercato la volatilità e i parametri di mercato per corrispondere poi del rendimento incondizionato agli investitori. E quindi, se vogliamo, andiamo ad attingere ai mercati azionari, ma poi non subiremo nel corso della vita del prodotto quelli che possono essere appunto fasi di incertezza, ribassi e volatilità.
Questo è vero fino alla scadenza dei 2 anni, quindi un periodo per la quale ovviamente dobbiamo avere una view positiva sui mercati azionari, proprio perché a scadenza poi ci sarà la classica condizione dei cash collect. Quindi qui a scadenza ritorniamo su un normale cash collect, dove avremo la protezione del capitale qualora i sottostanti siano al di sopra del livello barriera. Okay. Caso negativo per l'investitore è quando invece i sottostanti sono al di sotto della barriera, perché lì invece decade il meccanismo della protezione del capitale e ci sarà una performance che sarà commisurata invece all'andamento negativo dei sottostanti qualora fossimo al di sotto della barriera, appunto. Dicevo velocemente, perché questa slide è anche un po' piccola, quindi si fa fatica, ma si può trovare tutto sul nostro sito, sì, che è investimenti.bnpparibas.it. Dicevo 18 prodotti proprio perché, come sai, l'idea di 18 prodotti è dare una vasta gamma sia di rischio rendimento, quindi appunto dicevamo prima rendimenti che partono dal 9% per anno fino ad arrivare a quasi al 20%, ma anche di sottostanti, quindi rappresentare, come vediamo qui, vari settori, in bancario italiano, piuttosto che altri titoli italiani, piuttosto che il settore dei viaggi, dell'airlines, dell'automotive. E quindi l'idea è proprio quella di creare una gamma che dia esposizione a diverse geografie, a diversi settori e a diversi profili di rischio rendimento, in modo che possa essere una gamma che possa accontentare quanto più possibile le varie esigenze degli investitori. Certo, perché poi si ricollega anche un po' a quello che ha ricordato anche prima Pierpaolo, cioè il fatto che rispetto ad altri tipi di investimento, azione eccetera, insomma il certificato dà un po' più di garanzia, un po' più di protezione. Poi anche qui chiaramente ci sono diversi prodotti, quindi bisogna scegliere quello che più fa per noi, però tendenzialmente questa è un po' la caratteristica generale, quindi avere a disposizione un'ampia gamma di prodotti dà la possibilità di coprire quante più esigenze possibile. Questo è un aspetto, diciamo, più formativo, che è sempre bene ribadire. Allora Pierpaolo, a questo punto io ringrazio Luca per questa prima presentazione, andiamo a fare una selezione, no? a tua cura, per così dire, dei prodotti che ritieni interessanti. Sì, io partirei proprio da questa ultima serie, perché sì. Devo dire che la struttura del Fixed Cash Collect si presta proprio idealmente allo scenario che stiamo vivendo, perché dove c'è incertezza naturalmente non sai se i mercati saliranno o scenderanno, e questo è evidente, e quindi c'è il rischio a volte che prodotti certificati classici che pagano delle cedole solo se si verifica una determinata condizione possano perdere queste cedole per strada. Quindi avere, è vero che poi spesso c'è l'effetto della memoria, però avere una condizione impedisce al certificato magari di pagare quei premi su cui avevi fatto conto per sostenere delle spese, per pagare comunque delle rate o altro. Dall'altra parte, se il mercato invece dovesse andare molto su o comunque al rialzo, con l'opzione autocallable che normalmente è presente in questi certificati avresti un rimborso anticipato già molto a ridosso dell'emissione, quindi dopo 3-6 mesi, quindi vuol dire incassi quei 3-4 punti percentuali e poi nel frattempo magari il mercato ti fa più 15. Ecco, l'idea del Fixed Cash Collect così come è stato concepito invece ti permette da una parte di ottenere i premi incondizionati, ad esempio questo che stiamo mostrando a video, 0,9% al mese, senza nessuna condizione, il che vuol dire che comunque se andiamo a moltiplicare per 10 fa 10,8, quindi sono dei premi comunque direi consistenti, e senza condizione, quindi non c'è bisogno della memoria perché non puoi perderli per strada, ogni mese è certo che tu riceverai questo premio. In più, come si può vedere anche da questa scheda, non c'è l'opzione autocallable, non è prevista. Quindi questo cosa vuol dire? Che non essendo prevista l'opzione autocall, questo certificato, qualora i sottostanti che ora andiamo a vedere dovessero crescere, comunque non andrebbe in rimborso anticipato. È vero che per molti investitori il rimborso anticipato è un evento positivo perché ti permette di rientrare subito del capitale e di reinvestire da un'altra parte, ma nello stesso tempo, se lo guardiamo dall'altra faccia della medaglia, è azzardo, è quasi un fastidio. Cioè ho investito oggi, ho trovato un bel prodotto, il mercato sta andando al rialzo, quindi vuol dire che per me sta andando bene, dopo 3 mesi me lo rimborsano, devo trovare un altro. Ecco, qui invece hai la possibilità di tenerlo in portafoglio
per i prossimi 2 anni, perché scadrà giugno 2024, sapendo che comunque incasserai sempre il premio e non te lo potranno rimborsare. In ultimo, se ad esempio i sottostanti di un certificato salgono e c'è un'opzione autocall, quel certificato a più di 102, 103, 104 non ci può andare. Se invece tu hai una struttura come questa che non consente il rimborso anticipato, vuol dire che in caso di rialzo dei sottostanti potenzialmente può salire fino a 121 euro, che è praticamente la somma di tutti i premi. Questo è un po' un ragionamento su tutta la struttura, cioè il tipo di prodotto, il certificato. Nel caso specifico, dall'emissione ne abbiamo selezionati un paio, quello che appunto stiamo vedendo, 0,9% al mese senza possibilità di rimborso anticipato e senza condizioni, quindi un rendimento del 24% a scadenza, tenuto conto che si compra un po' sotto la pari in area 98 in questo momento, ma poi uno i prezzi li va a vedere al momento in cui è interessato. E i sottostanti sono Unicredit, Banco BPM e Intesa San Paolo, quindi è un basket bancario su cui naturalmente bisogna avere un po' di fiducia, perché è evidente che se si hanno proprio le idee molto negative non è il caso di comprare nessun tipo di certificato che abbia una barriera a meno 30, meno 40. Però se non sai dove andranno, sei un po' fiducioso ma hai paura che possano scendere, qui hai delle barriere comunque sufficientemente distanti in questo momento, perché un 6,72 euro su Unicredit, 1,27 su Intesa San Paolo, per questo tipo di risultato, come abbiamo già detto, ovvero 24 punti percentuali di rendimento che fanno 12 punti all'anno fino a meno 30% su quello che è il titolo più debole oggi, che è Unicredit. Però è quindi, ecco, l'altra cosa importante qual è, Manuela, perdonami. Sì. No, vai, tranquillo. Poi ti lancio una piccola provocazione, ma che ben si associa un po' al periodo, tanto per insomma prendere di petto quello che sta succedendo. Prego. Ecco, no, perché a volte poi leggendo queste fotografie, no, delle analisi di scenario, mi vengono in mente poi le cose strada facendo. Cioè, stavo guardando cosa succederebbe nel caso in cui si rompesse la barriera. Quindi adesso a scadenza, ricordiamo, si guarda solo la scadenza di giugno 2024. Ad esempio, a fronte di un meno 30%, e quindi rottura della barriera in questo caso, la perdita per chi ha acquistato il certificato sarebbe di soli 6 punti percentuali. Perché? Perché quei premi incondizionati ti rappresentano una sorta di cuscinetto che ti va ad ammortizzare proprio le perdite. Quindi c'è un potenziale rendimento comunque direi significativo, 12 punti annui, anche in un contesto di inflazione alta non si buttano via. Quindi il rendimento potenzialmente alto, barriera a meno 30 e sotto barriera perdite decisamente ridotte. Quindi c'è un po' la coniugazione dei tanti aspetti che uno magari può cercare all'interno di un certificato. Quindi questa è un po' la prima idea. Se non hai immediatamente la domanda o comunque la provocazione... No, ma guarda, te la posso assolutamente lanciare perché è un flash e poi ti faccio continuare. No, tu prima hai detto se non si hanno le idee chiare è meglio. Diciamo che in generale se non si hanno le idee chiare, soprattutto in questo momento, insomma, bisogna stare fermi perché altrimenti si rischia di fare danni. Quindi anche in un settore come quello dei certificati, che sicuramente però offrono maggiore protezione, ma è sempre bene muoversi con cautela. Ma questo perché? Perché sapete che io ho sono molto attenta anche alla parte formativa al di là poi delle proposte, no? Quindi mi sono collegata a quella tua frase che hai detto, semplicemente la provocazione è questa, cioè mercato va preso un attimino con attenzione in questo momento in modo particolare. Sì, è corretto quanto dici ed è tra l'altro quello che stanno facendo gli investitori in realtà da 3 o 4 mesi a questa parte, nel senso che senza andare nel panico, attenzione, perché poi si rischia l'effetto contrario assolutamente di rallentare ancora di più il mercato, che invece non ha bisogno di ulteriori rallentamenti. Beh, è esattamente così, cioè l'osservazione del fenomeno 2022 dei mercati è proprio questa. Rispetto ad esempio a ciò che è accaduto durante il Covid o in qualche crisi precedente, si nota che le persone, gli investitori, hanno imparato a non farsi prendere dall'emotività e a svendere alla prima occasione di ribasso. Quindi non si stanno vedendo volumi in discesa, quindi volumi di svendita, perché quando si crolla io la chiamo svendita piuttosto che vendita. Ma
però non ci sono neanche i volumi in acquisto. Cioè, quello che effettivamente dicevi tu, si rimane un po' prudenti. Ecco, su questo io naturalmente non mi sento di biasimare nessuno, i mercati sono quelli che sono, quindi evidentemente uno aspetta di vederle un po' più, di avere le idee un po' più chiare. Però, ribadisco, con certificati caratterizzati da queste strutture con barriere profonde, rendimenti addirittura slegati dall'andamento, ci si può permettere magari di prendersi qualche rischio in più. Chiaramente sempre ben comprendendo quello che si sta facendo, e su questo Manuela fai sempre bene a ricordarlo, dire bene, insomma, quello che è il comportamento. Ok. Allora Luca, arrivo da te per chiederti intanto cosa ne pensi, insomma, delle proposte di Pierpaolo, sicuramente condivise, ma insomma vorrei avere anche un tuo parere, e poi anche di fare eventualmente un passo avanti, di capire un po' cosa bolle in pentola, cioè proprio alla luce di degli scenari futuri del mercato. Sì, diciamo che noi abbiamo emesso questo prodotto che ha presentato Pierpaolo, come gli altri 17, diciamo, fratelli di questo prodotto, di questa emissione, con questa logica, okay. Anche perché pensiamo che restare fermi comunque in un contesto inflattivo che può ovviamente portare l'inflazione a livelli più alti, tutto sommato possa non essere una buona idea, perché poi c'è anche un tema, no, di perdita di potere di acquisto dei propri risparmi, e quindi abbiamo emesso queste soluzioni che hanno ovviamente un aspetto particolarmente protettivo sul fronte dei rendimenti da qui a 2 anni, e quindi crediamo che la via, insomma, anche per appunto dare una soluzione, una via di uscita agli investitori, oltre a vari asset class, altri strumenti che ovviamente si possono aggiungere nel portafoglio, possa essere una valvola di sfogo appunto per i propri investimenti. E quindi questa è un po' la nostra strategia che poi porteremo avanti anche per i prossimi mesi, già dai prossimi giorni, quando inizieremo a fare nuove emissioni, fino a che ovviamente il contesto di mercato poi speriamo evolva e possa anche portare più risk, certo. On, diciamo, sulla parte del sentiment. Si possa usare un po' di più, infatti, perché ovviamente in questo momento ci si confronta proprio con il sentiment, che chiaramente non può essere così brillante. Allora, diciamo che la fortuna dei certificati è proprio questa, di essere uno strumento flessibile in termini di caratteristiche, e anche che possiamo emettere con un time to market, come si dice in gergo tecnico, molto ristretto. Per fare delle emissioni abbiamo bisogno di qualche giorno lavorativo, e quindi questo ci permette di cogliere sempre, di avere un'offerta sempre attuale rispetto a quello che è il contesto di mercato e le esigenze dei clienti. Mm-hmm. Assolutamente sì. Allora Luca, ottima anche questa parentesi, che è più di una parentesi. Ti chiedo se abbiamo lasciato indietro ancora qualcosa rispetto, diciamo, alla situazione attuale. Se no, ti chiedo appunto di darci qualche anticipazione, no? su ciò che arriverà e che riguarda le nuove emissioni appunto di BNP Paribas. Sì, noi abbiamo già diciamo così in rampa di lancio un'emissione il 30 giugno, partirà questa emissione su Cash Collect di nuovo, che avrà la caratteristica di essere su singole azioni. Anche qui vi porto un documento, che è la brochure, così abbiamo anche modo di far conoscere quelle che sono i materiali a disposizione degli investitori, dal quale possono attingere per trovare appunto spiegazioni del funzionamento e tutti i dettagli specifici dei prodotti, delle nostre emissioni. Ecco, questa emissione si distingue perché ancora una volta ha una durata di 2 anni, ma è su singole azioni. Memory Cash Collect sono forse la tipologia di cash collect più conosciuta dagli investitori, sono cash collect con dei premi trimestrali, in questo caso, quindi cambia la frequenza rispetto al prodotto che vedevamo prima, e non sono incondizionati come vedevamo prima, ma hanno l'effetto memoria, quindi i premi in questo caso vengono pagati qualora la singola azione sia al di sopra del livello di barriera per il premio, e qualora non lo sia, sempre per combattere quei contesti di incertezza momentanei che potrebbero essere di fronte a noi, diciamo, c'è l'effetto memoria. L'effetto memoria vuol dire che quindi se in un determinato trimestre la condizione non è soddisfatta, ma
nei trimestri successivi poi viene soddisfatta, verranno pagati i premi di quel trimestre, ma anche i trimestri che precedevano, dove la condizione non era stata soddisfatta. E questo quindi cosa significa? Che anche in caso di ribassi e in caso di valutazioni trimestrali sotto i livelli barriera, la potenzialità di rendimento dei certificati di questa emissione non viene compromessa, perché c'è sempre la possibilità, come dire, di recuperare in seguito grazie all'effetto memoria. Per il resto poi meccanismo invariato rispetto a quello che dicevamo prima a scadenza, e particolarità su singoli sottostanti. Quindi l'idea è quella di avere non tanto un basket di 2 o 3 azioni, ma una view magari specifica su determinati sottostanti, che come vediamo dalla lista abbiamo i nomi delle blue chip italiane uniti a altri nomi di vari settori, sia europei che americani, e qui l'idea è ovviamente quella di andare a sfruttare quelli che sono stati i ribassi attuali, recenti del mercato, e soprattutto su un singolo nome. Quindi qualora si abbia una view positiva su uno di questi sottostanti, con questi certificati è possibile sostanzialmente prendere esposizione all'azione, ma appunto con un livello barriera, sia premio che scadenza, adesso andiamo anche a vedere magari la specifica, che ci permette sostanzialmente, come anche si diceva all'inizio della trasmissione da Pierpaolo, la possibilità di assorbire ulteriori ribassi rispetto a quello che è il valore attuale. Quindi io ho da qui a 2 anni una view positiva su un singolo sottostante, il mercato e l'azione specifica ha avuto dei ribassi, non sono sicuro che ancora in questo momento abbia toccato il fondo per poi ripartire, anziché investire nell'azione sottostante, investo in un certificato che mi dà, come vediamo, la protezione della barriera a scadenza, che è l'ultima colonna di questa slide, che sono comprese, la più bassa è il 50%, la maggior parte il 60% e ENI l'unica al 70%. Quindi diciamo da protezione per ribassi dal 30, 40 fino al 50% per quanto riguarda la protezione del capitale a scadenza. Per quanto riguarda invece la parte di premi trimestrali, abbiamo una barriera premio che in qualche caso coincide o in alcuni casi può essere leggermente del 10% più alta rispetto alla barriera a scadenza, e come vediamo qui la specifica per ogni prodotto. Quindi una barriera che può essere uguale alla barriera per la protezione del capitale a scadenza oppure leggermente più alta. Queste sono quindi le due barriere che noi dovremmo guardare per avere i premi trimestrali durante la vita, e poi per avere la protezione a scadenza dopo 2 anni a giugno 2024. Ok, quindi emissione estiva dal 30 giugno, hai detto giusto Luca, in 30 avanti. 30 giugno in quotazione su Borsa Italiana. Ok, sì. Perfetto. Bene, allora noi siamo quasi in fase conclusiva di questa puntata, però vorrei tornare da Pierpaolo intanto per chiedere un commento, un parere su quanto diceva Luca, e poi per aggiungere qualche altro suggerimento barra indicazione su come approcciarsi al mercato. Pierpaolo. Sì, l'emissione che ci ha mostrato Luca è di quelle un po' più tradizionali, quindi una barriera più profonda o comunque una barriera profonda con dei premi condizionati alla tenuta di quest'ultima. E devo dire quindi che si torna un po' alla struttura classica, che però offre degli spunti di riflessione. In particolare, guardando quella che era l'offerta dei certificati in quotazione, ho notato una ENI che ha un premio dell'8,8% su base annua, quindi 2,2 a trimestre, che è forse tra i premi un po' più bassi di tutta la serie, e una barriera che è tra forse le più alte di tutta la serie. Perché questo? Perché ENI in queste ultime settimane, con il rialzo del petrolio, anche se poi di recente c'è stata un po' di correzione, ma comunque ENI continua ad avere una volatilità implicita non particolarmente elevata, più in linea con quello che è la volatilità storica, quindi quello che è il suo andamento storico. Ecco perché dicevo che questa cosa ci può far riflettere, perché chi segue più da vicino il mondo dei certificati ricorderà che c'è stato un periodo, un momento negli ultimi 2 anni in cui c'è stata molta tensione, quindi una volatilità molto alta anche sul settore petrolifero. Ricorderemo chiaramente subito dopo il Covid ciò che accadde anche al petrolio stesso, e in quel momento, ma anche successivamente
senza essere troppo focalizzati sul momento del petrolio in negativo, su quella scadenza tecnica, ma anche subito dopo c'erano delle finestre che ci permettevano di trovare prodotti legati ad Eni piuttosto che ad altri titoli petroliferi che pagavano dei premi molto più alti di oggi, ad esempio 12-13 punti percentuali annui, con delle barriere anche al 50%. Perché prima era possibile e oggi non lo è? Perché in quel momento la volatilità del settore petrolifero era alta e quindi le probabilità di tenuta delle barriere erano più basse, perché se c'è tanta volatilità c'è il rischio che le barriere si rompano. Ora, quindi, chi osserva bene il mercato dovrebbe avere la e qui arriviamo alla tua domanda sull'approccio, dovrebbe avere la capacità di leggere freddamente i numeri, cioè c'è un settore che in questo momento ha una volatilità implicita, cioè quella di questo momento, che è più alta di quella storica? Allora, se c'è e si individua un prodotto che paga dei premi alti o delle barriere basse, sarebbe il caso di trovare un po' di coraggio ed acquistarlo, perché alla sola normalizzazione della volatilità quel prodotto si apprezzerà. Quindi ecco, questa era un po' una riflessione anche su quello che c'è. Sì, sì, beh, allora sicuramente la confusione c'è, anche ovvio che sia così. Quindi Luca, nel salutare anche te, dopo saluto naturalmente entrambi, dico che per tutti gli investitori confusi in senso buono, insomma, tutte le indicazioni potranno arrivare da parte vostra, quindi se vuoi ricordare i vostri contatti, insomma, i nostri amici possono rivolgersi a voi direttamente. Sì, diciamo che appunto l'obiettivo lato nostro sarà sempre quello di offrire una gamma che sia contestuale rispetto al mercato, e tutte le emissioni che abbiamo raccontato oggi o che arriveranno, perché come dicevamo prima abbiamo una frequenza di emissione molto elevata proprio per avere sempre prodotti attuali, sono disponibili poi sul nostro sito, il nostro sito che è investimenti.bnpparibas.it. Lì abbiamo tutte le nostre nuove missioni, abbiamo la documentazione di marketing ed educativa per spiegare tutte le caratteristiche dei certificati, il prezzo denaro e lettera, perché poi questi prodotti sono quotati su borsa italiana, quindi ogni giorno hanno un denaro lettera che si muove anche in base appunto all'andamento dei sottostanti, ai parametri come la volatilità, e quindi anche lì il nostro sito è un punto di riferimento prima poi di procedere all'investimento o al disinvestimento degli strumenti, e poi da lì possiamo trovare anche tutti i nostri contatti come il numero verde e gli indirizzi di mail, proprio che sul sito in alto a destra troviamo proprio la sezione contatti, per cui possiamo trovare tutto lì. Certo, mi raccomando, insomma, noi diamo delle indicazioni in questo nostro format Oltre la Barriera, format mensile, peraltro sul nostro sito e sul nostro canale YouTube trovate tutte le puntate anche per metterle a confronto, però poi le indicazioni più specifiche vi arriveranno direttamente da Luca Comunian e il team che vi aspetta. Quindi grazie Luca Comunian, Distribution Sales di BNP Paribas, e naturalmente anche per Paolo Scandura con certificati derivati potrà darvi tutte le informazioni necessarie. Grazie come sempre per l'aiuto che ci hai dato Pierpaolo, e buon lavoro a entrambi e alla prossima puntata di Oltre la Barriera. Grazie, grazie ai miei ospiti e grazie a tutti voi per averci seguiti. Rimanete sulle Fonti TV e buon proseguimento di giornata. In collaborazione con